I trofei Will Up Motestate si sono ufficialmente aperti sul tracciato Riccardo Paletti di Varano de Melegari in un weekend ricco di categorie ai nastri di partenza e tanti piloti. Il pubblico, giunto sugli spalti del tracciato parmense, ha goduto di un ottimo spettacolo offerto dai piloti del MES e del CV Junior. Inoltre spazio e tanto divertimento per i bambini che hanno affrontato il corso Primi Passi Minimoto, iniziato in mattinata e terminato nel tardo pomeriggio. La giornata è iniziata con il CV Junior, con vittorie per Michael Bernardi nella pre-mini GP, Nicola Chiarini nella mini GP, Nicola Bernabé nella ovale 160 ed Edoardo Liguori nella ovale 110. Dopo la bagarre dei più piccoli si è entrati nel vivo del motoestate con le categorie al via. A scaldare gli animi la 600 e poi a seguire tutte le altre classi. Nella 600 motoestate partenza lampo di Daniele Corradi che si porta davanti a tutti. Mortali invece parte male, settimo al primo giro, e recupera nel corso di giri successivi. In poco tempo e in scia hanno Civelli e Fortunati. Una volta secondo, Mortali recupera su Corradi, ma a due giri dalla fine cade nel tentativo di agganciare Corradi. E così gli ultimi due giri del campione in carica della 600 sono di passerella. Il secondo posto va a Fortunati, che ha ragione di Nocivelli nella fase finale della gara. Nella 600 moto di serie, Mauro Poncini e Giorgio Besana cadono al settimo giro e lasciano via libera a Michele Filippi, al primo successo assoluto. Il bresciano, già al comando da qualche giro, dopo aver recuperato e passato i due protagonisti, ha così gestito fino alla fine una gara in scioltezza. Il podio viene completato da Carniglia, che ha perso terreno dal vincitore dopo un buon inizio, e Francesco Bocenti, al primo podio di carriera ancor più speciale grazie alla vittoria anche nella classifica Challenge. Nella Mini Open, vittoria di Niccolò Barbiani, dominatore assoluto della gara dall'inizio alla fine. Un bravo a Barbiani, vincitore della sua prima gara in carriera. Seconda piazza per Fabio Ferri, che dopo la caduta del sabato si è destreggiato bene in mezzo al gruppo e ha staccato, mettendo al sicuro la posizione, Franco Federigi in terza posizione. Nella 1000 motoestate moto di serie, la gara più attesa della giornata, il vincitore è stato Alessio Corradi, autore di una prova magistrale. Il Folletto di Langhirano è scattato al comando e nei suoi scarichi Perotti e Traversaro. Al secondo giro Perotti ha preso la testa della corsa, ma dopo poche curve ha dovuto alzare bandiera bianca per un guasto tecnico. A quel punto Corradi ha spinto e staccato Traversaro, caduto poi al quarto passaggio di gara. La seconda piazza finale se l'è aggiudicata al pilota di casa Fabio Larini, bravo a piegare la resistenza di Walter Bartolini, terzo classificato. Al quarto posto un ottimo a Cornero, autore di una bella rimonta dalle retrovie che ha preceduto Francesco Fratus. Nella moto di serie 1000 invece affermazioni di forza per Giampaolo Cristini, bravo a precedere Mestriner e Niccolò Ornati, ritiratosi dopo qualche giro a causa di un problema tecnico. Le 125 SP sono tornate a riempire l'aria con il rumore dei due tempi e un bel numero di piloti al via. Spettacolo in pista per le SP che hanno trovato in Riccardo Moretti il dominatore dopo l'uscita di scena di Baldassarre. Il pilota dell'Aprilia ha staccato Martino Tantarini e Davide De Boer, secondo e terzo assoluti. I primi tre sono stati anche i primi tre della classifica Open. Il migliore della classifica SP è stato Ernesto Bisi, nono assoluto, bravo a battere Oliviero Danelli. Un plauso anche al pilota sardo De Idda, arrivato dalla Sardegna per correre nella 125 SP. Nella Race Attack 1000, Maestri in gara 1 è stato perfetto. Ha fatto la sua manche, ma nella seconda un errore gli ha impedito di tagliare il traguardo. Nella seconda manche invece la vittoria è andata al debuttante Francesco Scotti, che con il secondo posto della prima gara ha trionfato su tutti. Sul podio con il pilota del team Tecnica Moto sono saliti anche Massimo Gilioli, autore di un quarto e di un secondo posto, e Massimiliano Palladino, con due terzi posti di manche. Nella classifica Challenge invece vittoria per Scotti davanti a Maroni e a Pisacane. Nella Race Attack 600 doppietta straordinaria per Andrea Tomio, dominatore assoluto di entrambe le manche. Un bellissimo esordio per il pilota del team Speedy Bike che porta in alto i colori del suo nuovo team. Al secondo posto di giornata Manuel Mozzacchiodi, autore di due secondi posti, preceduto dal terzo posto di Davide Rolando. Il migliore della categoria Challenge è stato lo stesso Andrea Tomio. Si conclude così il primo round dei trofei Will Up Motoestate 2017 che vi rinnovano l'appuntamento per il 28 maggio all'autodromo di Franciacorta. Vi aspettiamo numerosi per assistere dal vivo a tutte le gare dei trofei Motoestate.